Due soltanto sono gli errori che si possono commettere lungo la strada per trovare se stessi. Non iniziare il cammino e non andare fino in fondo. A sera, quando prendo la terapia, guardando le pillole nella mia mano, mi chiedo a che punto del cammino sono arrivato, in che fase della mia vita mi trovi realmente. Ho 34 anni, i miei coetanei magari stanno cenando con la famiglia, guardano un film, passeggiano. Io sono in comunità, prendo psicofarmaci e penso. Non posso dire di aver deluso le mie aspettative. Non ho mai pensato al futuro. Forse perché nessuno mi ha mai fatto credere che potessi meritarne uno. Tutti mi hanno sempre ripetuto che non volevo niente. E questa è l'unica aspettativa che sento di aver soddisfatto. Secondo mio padre, la colpa di tutto era mia. Gli insegnanti gli dicevano che avevo difficoltà ad apprendere e lui giudì: idiota, non capisci i sacrifici, mi chiedo cosa ho fatto di male per meritarmi una nullità come te. E altro che non mi va di ripetere. Non socializza, gli dicevano. Ma come fai a invitare qualcuno a casa quando i genitori degli altri non vogliono che frequenti te, la cattiva compagnia? Quanta vergogna. Torni da scuola e immagini il pomeriggio degli altri. Ricordo che a volte provavo invidia per quelli che mi raccontavano che non potevano fare qualcosa altrimenti le avrebbero prese. Io le prendevo a prescindere. Mia madre era depressa. Passava intere giornate a letto. A volte mi nascondevo sperando che venisse a cercarmi. Non è mai accaduto, neanche quando mi sono ritrovato in carcere la prima volta. E allora vai avanti come se ci fosse qualcosa che ti deve essere restituito, qualcosa che sai di non aver avuto e che vuoi ti sia ridato indietro. Qualcuno dovrà risarcirti una perdita a cui non sai dare un nome, qualcuno raccoglierà questa rabbia. Se quando sono stato arrestato qualcuno mi avesse detto che avrei ringraziato per quel momento, gli avrei riso in faccia. Ma poi in comunità ricordo ancora il primo colloquio. Mi è stato chiesto se volessi degli strumenti per riconoscere le mie emozioni. Ho trovato per la prima volta qualcuno che mi ascoltava e non solo sentendo ciò che raccontavo, ma vedendomi incontro in quel buio dell'anima in cui mi ero perso. I gruppi terapia hanno svolto un grande ruolo nell'accettare che non ero il solo ad aver provato sentimenti di svalutazione, del vuoto che non riuscivo a colmare, una fragilità che non volevo guardare. E se altri prima di me hanno attraversato tutto questo, ho pensato allora posso farcela anch'io. Ho sempre visto il teatro come qualcosa per ragazzini, magari anche viziati. Ma quando gli operatori mi hanno chiesto di interpretare il ruolo di depresso, dopo un po' ho cominciato a sentirne la fatica. Ho pianto. Ho trovato la forza di perdonare mia madre. Per la prima volta ho pensato che esiste anche l'altro, il suo punto di vista, il suo dolore. Da bambino vieni guidato dalle emozioni. Non sai cosa stai provando, non sai se passerà. Serve che qualcuno ti guidi, ti prenda per mano. Io mi sono spesso sentito solo, prigioniero di vissuti a cui non sapevo dare un nome, smarrito, incapace a vivere in maniera adeguata le mie emozioni. Ma l'ho capito qui. Le mie azioni guidate dall'impulsività mi hanno tolto tanto. Dopo le mie esplosioni di rabbia, lasciavo che tutto proseguisse inspiegato. Semplicemente non ci pensavo più. Oggi, dopo essermi messo in discussione, mi capita ancora di esplodere per la rabbia. Ma con il lavoro terapeutico ho imparato a interrogarmi sulle cause che mi portano a compiere queste azioni impulsive, pericolose, dolorose. Capisco esattamente quello che mi ha fatto perdere il controllo. Ne parlo con gli operatori e i compagni e tutto ciò mi aiuta per la volta successiva. Non sono ancora fuori da tutto questo, ma ricordare da dove vengo mi aiuta a concentrarmi meglio su dove voglio arrivare. L'intervento di riabilitazione è personalizzato e sentendomi seguito passo a passo, obiettivo dopo obiettivo, mi va sempre di rilanciare di più, perché l'intento è smettere di agire senza pensare. Io voglio imparare a riconoscere quello che sto vivendo e assaporarlo attimo dopo attimo, poterlo trasformare finalmente in energia per il mio e l'altrui benessere.